C'è un altro tassello che l'amministrazione aggiunge al proprio arco ed è quello dei fondi recuperati per il ripristino della frazione Salomoni. Sì, è una misura europea che riguarderà la misura per il turismo e che riguarderà un poco tutta la zona, Curielli, Pirozza, Salomoni, Casino Bizzarro, Santa Maria delle Fontane, una ristrutturazione generale di tutto il territorio. È un importante finanziamento europeo di 2 milioni di euro, non sarà l'unico, non è il primo, quindi a dimostrazione che l'amministrazione sta lavorando e sta sapendo intercettare i finanziamenti. Sindaco, saranno lunghi i tempi o è qualcosa a breve? Tenga conto che con l'Europa ci sono praticamente i tempi di attuazione, i cronoprogrammi, tutto deve realizzarsi entro giugno del 2015, quindi praticamente si cammina a tappe forzate. C'era un incontro a Napoli per recuperare dei fondi per il piano regolatore, è andato a buon fine? Sì, oggi ci hanno fatto visita due funzionari regionali che ci hanno notificato il decreto. Si tratta di una somma di 65.000 euro, l'assessore si è interessato e di questo gliene do merito, era un vecchio finanziamento per cui mercoledì prossimo andrò dal Ministro dell'Ambiente per poter completare il giro delle zone rosse, nel senso che con il Comitato Istituzionale finiremo finalmente e partirà poi subito dopo il bando per il PUC.